Le indagini sul crollo nel cantiere del supermercato di Firenze, da cui è stato recuperato il corpo della quinta vittima. La sentenza che in Alabama equipara gli embrioni congelati a delle vite umane e l'uccisione del disertore russo che era passato dalla parte dell'Ucraina. È giovedì 22 febbraio e questi sono gli argomenti dell'episodio di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Francesco Giambertone. Io credo che la ferita non sia solo per Firenze ma per tutta Italia, perché è una cosa indecente, vergognosa, inaccettabile che nel 2024 in Italia ci possa essere una strage di questo tipo. 5 operai, tra cui 2 giovanissimi, perdono la vita. È qualcosa di incivile per la quale bisogna agire subito con un piano condiviso. Non è il momento di strumentalizzare queste morti e di fare polemica politica, è il momento di dare risposte ai milioni di lavoratori e lavoratrici italiani che vanno a lavorare con la paura. Il problema di fondo è che non si può ottenere sicurezza sul lavoro se il primo obiettivo è pagare il meno possibile il lavoro. Questo è il problema di fondo. Non si può risparmiare sulla vita dei lavoratori. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato così quello che è avvenuto alle 8:52 di venerdì 16 febbraio nel capoluogo toscano. Una trave di cemento lunga 20 metri e pesante 15 tonnellate è crollata dal terzo piano della struttura in costruzione di un supermercato Esselunga, uccidendo 5 operai. L'italiano Luigi Coclite, 60 anni, il tunisino Mohamed Toukabri, 54 anni, i marocchini Mohamed El Ferhan, 24 anni, Taufik Haidar, 45 e Bouzekri Rashimi, 56 anni. I feriti sono 3, tutti di nazionalità romena. Di questa storia, di cui si parla da giorni e che ha riportato l'attenzione sul tema delle morti sul lavoro, ho parlato con Alessandro Fulloni, inviato del Corriere della Sera a Firenze, che nel suo racconto è partito proprio dalla quinta vittima per aggiornarmi sulle ultime notizie riguardanti l'inchiesta. La novità di giornata è sicuramente il fatto che la procura ha sequestrato il cantiere Esselunga. È un fatto importante che permetterà di fare degli accertamenti più precisi sulla struttura, accertamenti che sino a martedì sera non potevano essere fatti perché banalmente erano ancora in corso le ricerche del quinto corpo che è stato trovato appunto martedì sera. Adesso che l'ultima vittima, l'ultimo operaio è stato trovato, finalmente la polizia scientifica potrà entrare più in dettaglio nell'area per fare quegli accertamenti che servono alle indagini. E questo intanto è quello che sappiamo finora del crollo nel cantiere di Firenze. Abbiamo sicuramente un'indagine che verte su due direzioni. Da una parte le modalità con cui è stato costruito questa struttura che è crollata e che è una specie di grosso cubo alto una ventina di metri, in parte interrato, suddiviso in 3 piani e che avrebbe dovuto ospitare i parcheggi destinati alla clientela del supermarket e probabilmente degli slarghi destinati al passaggio delle auto. E quindi da una parte si indaga per capire le modalità della costruzione di questa struttura, quindi la qualità del materiale impiegato, eventuali errori nella progettazione o nella stessa costruzione. E dall'altra parte si indaga invece su quello che veramente possiamo definire il caporalato, cioè le modalità con le quali venivano chiamati a lavorare gli operai. E questo sembra essere il cuore della vicenda, anche dal punto di vista simbolico, per capire una volta di più come funziona oggi il mercato del lavoro in Italia. In tutto il cantiere ogni giorno erano impiegati cifre che potevano variare tra i 50 e le 100 persone. Sappiamo poco o nulla dei contratti che regolavano i rapporti di lavoro. Sappiamo che venivano chiamati con il sistema che è assolutamente lecito del distacco e quindi formalmente non erano nei ranghi delle imprese edili coinvolte nei lavori. Stiamo parlando sostanzialmente di qualcosa che è riconducibile al lavoro interinale, cioè c'è un'agenzia che fornisce manodopera alle imprese
imprese che hanno bisogno. Il punto centrale è capire se in questo scambio di operai, chiamiamolo così, siano state rispettate le norme di sicurezza e soprattutto la formazione del personale. Sarà l'inchiesta della magistratura a fare chiarezza e queste potrebbero essere le prossime tappe. Gli inquirenti stanno andando a cercare documentazione presso le sedi delle imprese che operavano in questo cantiere. Noi stiamo parlando di circa una sessantina di imprese che a vario titolo erano state autorizzate ad operare nel cantiere. E parliamo di quella che per esempio ha costruito la famosa trave che è crollata, si chiama DEB e ha diverse sedi tra Teramo e Piacenza ed è uno dei colossi dell'edilizia. Poi c'è la AEP che è la committente dei lavori per conto di Esselunga e questa ha sede a Pavia e anche questo è un colosso dell'edilizia. E poi ci sono a vario titolo tutte le imprese edili più piccole che sono quelle che sono state chiamate per svolgere i singoli lavori nel cantiere, come nel caso della gettata di calcestruzzo che si è risolta venerdì mattina in una tragedia. Put a baby in a freezer. Actually, don't do that, because it'd be murder. That's barbaric. We wouldn't do that. You wouldn't put a baby in a freezer, because it's a baby, because it's alive. But embryos are frozen every day, because guess what? They're not babies. Mettete un bambino nel freezer. Anzi no, non fatelo, perché sarebbe omicidio. Sarebbe una cosa da barbari, e non lo faremmo. Perché è un bambino, è una vita. E invece gli embrioni vengono congelati ogni giorno perché, indovinate un po', non sono bambini, non sono vite. Questo video è uno dei tanti che stanno circolando negli Stati Uniti nelle ultime ore, da quando la Corte Suprema dello Stato dell'Alabama ha emesso una sentenza che equipara gli embrioni congelati per la fecondazione assistita a delle vite umane. E questo ha scatenato le reazioni indignate di una parte dell'opinione pubblica, in particolare di molte donne, che vedono messo a rischio un altro diritto dopo quello all'aborto. È un caso abbastanza particolare che nasce da un incidente sostanzialmente. In una di queste cliniche dell'Alabama dove si fa la fertilizzazione in vitro è entrata una persona non autorizzata che aveva preso degli embrioni, li aveva fatti cadere e quindi li aveva distrutti e le famiglie degli aspiranti genitori hanno fatto causa alla clinica sostenendo che volevano essere indennizzati per il danno provocato dalla distruzione di queste vite. Massimo Gaggi, editorialista del Corriere con base a New York, mi ha raccontato il dibattito che questa sentenza, attualmente valida solo per l'Alabama, dove vivono quasi 5 milioni di persone, ha acceso in tutti gli Stati Uniti. La causa che gli aspiranti genitori avevano portato davanti al Tribunale Ordinario dello Stato era stata respinta. Il giudice non aveva riconosciuto gli embrioni in questione come vite umane, ma i ricorrenti non si sono rassegnati. Le famiglie hanno fatto ricorso alla Corte Suprema e la Corte Suprema ha dato un giudizio opposto e qui è nato ovviamente il caso che fa discutere in tutta l'America, perché è vero che l'Alabama è uno stato del profondo sud periferico che ha una sua Corte Suprema e una sua Costituzione abbastanza diversa da quella federale, addirittura nella Costituzione si parla di santità della vita umana, mentre la Costituzione federale vieta ogni riferimento a contenuti di tipo religioso. Però certamente questa sentenza crea dei problemi molto grossi sia a tutto il sistema sanitario che in Alabama pratica la fertilizzazione in vitro e in prospettiva potrebbe crearlo anche in altri stati conservatori, dopo che negli ultimi anni sono state introdotte norme sempre più severe per ridurre l'aborto, in cui dovessero essere adottate misure di questo tipo. È una sentenza che ha fatto molto scalpore anche per il linguaggio utilizzato, con cui si sostiene una visione della sacralità della vita basata sulla teologia, in un paese che però è multietnico, multireligioso e con una Costituzione federale che non prevede nulla di tutto questo. Addirittura in questa sentenza, tra le motivazioni, viene menzionato anche un versetto della Bibbia. Si legge: crediamo che ogni essere umano dal momento del concepimento sia fatto a immagine di Dio, creato da Lui per riflettere la sua somiglianza. Praticamente vengono citati esplicitamente nelle motivazioni scritte personalmente dal giudice Parker, che è il presidente di questa commissione, ci sono delle citazioni del profeta Geremia, di Sant'Agostino, di Tommaso d'Aquino e di altri pensatori cristiani.
E il caso è anche profondamente politico, come lo è stato la scelta della Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2022 di ribaltare la sentenza Roe vs. Wade, che dal 1973 aveva reso l'aborto legale in tutto il paese per quasi 50 anni, mentre adesso ogni singolo stato americano può fare un po' quello che vuole. Quindi la sentenza dell'Alabama sugli embrioni sta generando nuove preoccupazioni. La destra repubblicana si sta avvicinando sempre più al nazionalismo religioso e quindi c'è anche il timore che nella prospettiva di una presidenza Trump possa cambiare qualcosa anche dal punto di vista costituzionale su questo terreno. E poi ci sono le conseguenze concrete per chi vorrebbe ricorrere alla fecondazione in vitro. Negli Stati Uniti nel 2021 sono nati con metodi di riproduzione assistita oltre 91.000 bambini, circa il 2% del totale. E ovviamente in Alabama a questo punto questo diventa un problema, perché se gli embrioni, e ogni coppia ne dà, come sapete, parecchi, perché i tentativi per la fertilizzazione vengono ripetuti e non sempre hanno successo, se poi gli embrioni in eccesso che vengono eliminati vengono considerati invece esseri umani, si rischia un'incriminazione per omicidio. E comunque, anche se non si arriverà a pene detentive, perché nello stato dell'Alabama la legge penale poi stabilisce che è punibile esclusivamente il delitto nei confronti di un qualcosa che è uscito dal ventre della madre, quindi in teoria non dovrebbero essere puniti con la reclusione, certamente ci saranno comunque degli indennizzi molto forti sul piano civile, quindi è verosimile che queste cliniche d'ora in poi trattino questo tipo di trattamenti in modo molto più cauto e addirittura potrebbero sospendere questo tipo di attività, e addirittura ci sono notizie di tentativi di trasferire gli embrioni congelati in altri stati. E ovviamente c'è anche, come dicevo prima, il timore che in futuro altri stati in cui la maggioranza dei parlamenti locali e quindi anche delle corti giudiziarie locali è fortemente conservatrice possano arrivare a prendere decisioni simili. Давайте так, лагерь грузимо каталку. Бігом! Цього забираємо! Давайте бігом забираємо, евакуація! По периметру стали! Відійшли на ту сторону! È il 23 agosto dell'anno scorso. Una decina di soldati ucraini circondano un elicottero russo, appena atterrato dopo aver superato il confine vicino Kharkiv. A bordo ci sono 3 militari russi. Due di loro poco dopo proveranno a scappare e saranno uccisi, mentre uno, quello che li aveva portati lì guidando l'elicottero, sarà ricompensato con $500.000 dal governo ucraino. Si chiama Maxim Kuzminov, ha 28 anni ed è appena diventato il più famoso disertore russo. Dopo 6 mesi di trattative segrete con il governo ucraino, ha accettato la proposta di passare dalla loro parte, in cambio di nuovi documenti e una compensazione economica. Давай, ми гарантуємо тобі безпечність, гарантуємо тобі нові документи, там гарантуємо тобі денежну компенсацію. Kuzminov era diventato un simbolo. A settembre in Ucraina aveva fatto una conferenza stampa e poi molte interviste. 3 giorni fa, però, l'hanno trovato morto. Kuzminov è stato ucciso a colpi di pistola in Spagna, dove si era trasferito. Non c'è traccia degli assassini, che hanno bruciato la sua auto, ma è opinione diffusa in tutto il mondo che siano stati i servizi russi a eliminarlo, come avevano promesso. Guido Limpio, esperto tra le altre cose di terrorismo ed intelligence, mi ha raccontato perché questa operazione si può definire parte di una guerra segreta. Perché segreta? Perché Kuzminov ha accettato un'offerta lanciata in rete e su vari canali da parte dell'Ucraina. L'Ucraina ha promesso $500.000 a chiunque avesse portato un elicottero in Ucraina, un elicottero russo. E Kuzminov, così ha raccontato, ha accettato questo accordo, ha avviato dei contatti durati alcuni mesi con l'intelligence ucraina e poi, al momento opportuno, durante una missione di trasporto, ha trasferito l'elicottero in Ucraina. Con lui c'erano 2 altri militari che sono poi stati uccisi, secondo alcune versioni, nel momento in cui l'elicottero è atterrato in territorio ucraino. Questa operazione era un'operazione propagandistica escogitata dall'intelligence militare ucraina. Una delle tante operazioni, ricordiamolo, che i servizi segreti di Kiev hanno lanciato contro i russi, un po' per raggiungere degli obiettivi e un po' per mettere in imbarazzo i servizi segreti russi. È stata un'operazione clamorosa.
In genere chi passa dall'altra parte, come Kuzminov, una volta arrivato nel nuovo paese che lo accoglie, deve rifarsi una vita, spesso sotto protezione. Kuzminov in apparenza era stato invitato a restare in Ucraina, ma forse si è stancato. Questo è un altro elemento classico dei transfughi. Non sempre riescono ad adattarsi alla perfezione alla nuova vita, perché sei nel mirino, magari non hai portato con te tutta la tua famiglia, e quindi sembra che lui si sia trasferito, nonostante i consigli in senso contrario, sia andato nel sud della Spagna, che è un bel posto, certamente, un buon clima rispetto al freddo dell'est Europa, ma è anche vero che è un'area molto pericolosa, perché è un'area di grande flusso di persone, turisti, trafficoni, commercianti, persone al limite. Perché indico questa fauna, chiamiamola così? Perché è la fauna ideale che può fare da cortina fumogena per chi ti vuole eliminare, per chi si vuole avvicinare. Nel grande via vai di Villa Joyosa, a nord di Alicante, Kuzminov era probabilmente diventato un obiettivo piuttosto facile da individuare. L'ultima versione sostiene che avesse allacciato i rapporti con la sua ex fidanzata, pare che lui abusasse di alcol, ma questi sono tutti i dettagli che poi andranno confermati. Ma comunque lui si è esposto ed è stato ucciso sotto il palazzo dove abitava, sulla rampa del garage. Quindi un'azione relativamente facile che è stata attribuita ovviamente ai russi. Non sappiamo se materialmente sono stati russi o dei sicari, ma sappiamo che i russi l'avevano di fatto condannato a morte. C'erano state trasmissioni televisive dove i servizi segreti russi avevano esibito i loro commandos mascherati, dove dicevano gliela faremo pagare, e questo è avvenuto. Nell'intervista della TV russa di alcuni mesi fa, di cui parlava Guido Olimpio, si vedono tre soldati del servizio di intelligence russa dire di Kuzminov: lo troveremo e lo puniremo per aver tradito i suoi fratelli, non tornerà in Russia per il processo, non ci arriverà vivo. Найдем человека и накажем его по всем строгости закона нашего государства за предательство, ну и то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно. До суда не вернется, я думаю, не доживет. Le probabilità che siano stati loro a eliminarlo sono decisamente alte e potrebbero averlo colpito con diverse modalità. La prima è che i russi abbiano agito, come si sa, con le loro unità speciali, si sono infiltrati tantissimo in Europa prima e dopo l'invasione dell'Ucraina. Oppure, piano B, che è stato evocato da qualcuno, abbiano assoldato un sicario nella criminalità. Questo è un tipo di modus operandi che viene usato sempre più spesso dai servizi segreti, e non solo russi, perché se lo prendono si può cercare di far passare l'omicidio per una questione privata, per una questione di droga, per una lite, soldi. Però vediamo se gli spagnoli indagano. Solo gli spagnoli possono accertare con esattezza questo. Ma che le indagini spagnole portino a qualcosa o meno, è chiaro che questo omicidio serve ai mandanti a lanciare diversi messaggi. Il primo è che chi tradisce la madre patria Russia viene colpito, ovunque esso sia. In Ucraina, in Spagna, negli Stati Uniti. Ricordo che sono stati individuati in passato tentativi dei russi di eliminare transfughi in Florida. Quindi il segnale è un segnale di minaccia, di monito e di punizione. Il secondo elemento è che Mosca non sembra preoccuparsi di nessuna conseguenza delle proprie azioni. Ricordo ancora che è stato ucciso ad esempio un esule ceceno a Berlino, in pieno giorno, in un parco, poco tempo fa, prima dell'invasione, ma di nuovo un segnale: io ti colpisco, io ti elimino e non mi importa nulla di quello che potrebbe capitare a livello diplomatico. Questo vale anche per Navalny. Oggi molto si dice: ah, ma perché Putin avrebbe dovuto uccidere? Magari non l'ha fatto uccidere, ma ha fatto morire Navalny in condizioni terribili, perché tanto sapeva di non dover pagare un prezzo. Ma anche l'Ucraina potrebbe utilizzare la morte di Kuzminov per denunciare una volta di più la spietatezza dei russi, che sul campo di battaglia durante la ritirata degli ucraini da Avdiivka, di cui abbiamo parlato nella puntata di lunedì 19, ne avrebbero uccisi o imprigionati centinaia, ha raccontato ieri il New York Times. Però difficilmente l'eliminazione dell'ex pilota russo sarà l'ultima operazione mirata. I russi, ma diciamo che anche gli ucraini, hanno usato tattiche di questo tipo. Hanno ucciso diversi esponenti nazionalisti, facciamo l'esempio più evidente, la figlia di Dugin,
E quindi da una parte useranno questa vicenda per criticare, attaccare, presentare Mosca sul banco degli imputati, ma dall'altra anche loro proseguiranno con le operazioni segrete. Quindi io credo che questo, ahimè, sia solo un episodio di una lunga guerra. Lunga guerra che tra 2 giorni compirà 2 anni esatti e che continueremo a raccontare in questo podcast e sul Corriere, sia online che cartaceo. Grazie a Guido Olimpio, Massimo Gaggi e Alessandro Fulloni per l'episodio di oggi e con Giorno per Giorno ci sentiamo domani. Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Editing di Manuel Iannuzzo. Montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.